videotema di oggi ci affidiamo nuovamente al principe Antonio De Curtis. Mi dica un po', perché lei è saltato addosso a quel disgraziato che non le aveva fatto alcun male? Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita. Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse? No. E allora perché lo chiama caporale? Perché ha la faccia del caporale. La faccia del caporale? Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso, hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi, pensano tutti alla stessa maniera. Perbacco. La sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato. Lo vede, dottore? Sono pazzo? Pazzo? Più saggio di così si rischia di impazzire. Trasferiamoci a Springfield e domandiamo al nostro primo ospite se si sente più uomo o caporale. Sembra veramente che avete fatto un ritratto perfetto della mia persona. Buonasera dal vostro preside Sigur Skinner. Allora, il preside Simu Skinner, la voce meravigliosa è di Stefano Mondini. Benvenuto, Stefano! Grazie, grazie. Allora, Stefano, insomma, è un ritratto che può sembrare veramente molto simile a quello che si denota guardando e ascoltando le parole del preside che vai ad interpretare nella, se così la vogliamo definire, serie gialla dei Simpson. È un cattivo o è un buono? Sicuramente un mammone. Ma sicuramente è un pavido, è una persona che ha la fortuna di avere un posto tranquillo, un posto sicuro e se lo gode così senza correre troppi rischi, insomma. Per gli appassionati dei Simpson, ricordiamo che Seymour Skinner, come ha detto giustamente Stefano, è il preside della scuola elementare dove vanno sia Lisa che Bart. E ha avuto anche diversi amori nella sua vita. Uno poco reclamizzato è quello nei confronti di una delle sorelle di Marge Simpson, ovvero Patty Bouvier. Ma lui è innamorato segretamente, in una classica vicenda alla soap opera italiana, permettimelo, Stefano, Certo. dell'insegnante Edna Caprapal ed è un eterno mammone. Ricordiamo inoltre che il suo vero nome è Armin Tamzarian, perché in una delle puntate cardine dei Simpson si scopre che in realtà Skinner è un impostore. Esatto, in realtà lui non è Seymour Skinner, ma ha preso il posto di Seymour Skinner, però poi comunque rimane lì al posto di Seymour Skinner perché forse lui è veramente Seymour Skinner in fondo all'anima. E anche perché il vero era un po' troppo rigido per le regole della mamma. Stefano, il tuo è un mondo meraviglioso. Riesci ad entrare nelle fantasie di numerosi telespettatori ed ascoltatori soltanto attraverso la tua voce. Non ci sembra poco. Ricordiamo altri grandi personaggi che hai interpretato. Un altro cartone, mia nipote ti ringrazia ancora, il Buzz Lightyear della serie Verso televisiva. l'infinito e oltre, un classico. Come dimenticarlo? E poi tante nostre mamme, perché era un film di quell'epoca, si sono un po' commosse con la voce dello straordinario Patrick Swayze di Ghost, senza dimenticare anche Danny DeVito o Seagal, che sono altri attori hollywoodiani che hai interpretato. A quale ti senti più legato? A dire la verità, e l'ho doppiato una sola volta, mi sento più legato in assoluto a Philip Seymour Hoffman per la 25ª ora con la regia di Spike Lee. Devo dire che è stata una delle più grandi soddisfazioni doppiare un attore del suo calibro.
Tra l'altro sei stato anche la voce di Coda di Lupo che gli amanti della musica, oltre che del cinema, ricorderanno perché insomma è una celebre canzone del compianto Fabrizio De André, nella quale cita la frase bellissima «Mi innamoravo di tutte le cose», mentre il tuo personaggio era Coda di Lupo di Kung Fu Panda 2. Il capolupo, sì. Esattamente, il capolupo. Ma qual è la difficoltà, Stefano, te lo domando veramente in maniera spassionata, nel andare a doppiare un personaggio che nella realtà non esiste, ovvero un cartone? Insomma, è molto difficile. Ma secondo me il nostro segreto è quello di tornare un attimo bambini quando si doppiano i cartoni animati, e quindi entri in un mondo in cui tutto è possibile. Tu sei uno di quei doppiatori che si muove molto durante il doppiaggio, che insomma si cala perfettamente anche a livello fisico nella gestualità, è quello un po' il segreto per andare a rispecchiare fedelmente il personaggio, oppure no? A volte dipende anche dal tipo di difficoltà che si incontra a doppiare il personaggio, l'attore. A volte, nonostante sia molto esagitato, non c'è bisogno di muoversi tanto, altre volte sì, mettendo a repentaglio anche la salute dei colleghi che sono alle zie insieme a me. Perché insomma le stanze del doppiaggio non è che poi siano grandissime, lo diciamo a beneficio dei telespettatori. Sono anche grandi, però il leggio è quello, la direzione del microfono è quella e quindi si sta vicini. La serie Simpson è una serie studiata anche a livello sociologico perché si ritiene che rappresenti, non dico fedelmente, ma quasi, lo stereotipo della famiglia americana. C'è chi la ritiene una serie diseducativa, c'è chi la ritiene non adatta ad un pubblico di giovani. Possiamo definire i Simpson un semplice cartone per adulti? Sì, diciamo un cartone politicamente non troppo corretto, ecco. Tra i Griffin e i Simpson, lo abbiamo saputo da un tuo collega che ti ha preceduto nella nostra serie di interviste qui a Tempi Supplementari a Telebari, ci sarà un vero e proprio incontro tra i Griffin, l'universo dei Griffin e quello dei Simpson. Possiamo dire che i Griffin sono un po' la vostra declinazione, ovvero sono un po' la fase ancora più aggressiva, cinica, dura? Beh sì, anche perché i Simpson ormai hanno più di 25 anni, quindi diciamo che è venuto dopo, ha potuto aumentare il politicamente scorretto. Quindi sì, sicuramente è un'evoluzione verso la scorrettezza, un gradino superiore, ecco, il passo successivo. Il papà Stefano Mondini però li farebbe vedere i suoi figli, no? I Simpson e i Griffin, o no? Sì, perché no, voglio dire, in fondo rappresentano anche un po', sono un po' anche lo specchio della vita di tutti i giorni. E quindi, perché no, certo, magari non a 5 o 6 anni, però un po' più grandini, sì. Ma sbaglio pure se anche Barney nei Simpson? Esatto, sì. Chiedevo se per caso lì avete una cavolo di birra. Scusa se mi scappa la risata, ma mi viene da dire quasi uguale, per forza sei tu. Non ti chiedo di fare il gesto caratteristico di Barney, perché ti voglio bene, lo sai, Stefano. No, anche perché quello viene direttamente dagli States. Si nota una leggera sfumatura audio, quindi è una mi confermi questa mia teoria casalinga, no? È una cosa che viene direttamente da lì. Sì, assolutamente. In chiusura, si vocifera, ne abbiamo avuto certezza anche grazie all'intervista a Fabrizio Mazzotta, che è la voce di Krusty il Clown, che uno dei Simpson sparirà dalla serie, causa morte, proprio come nelle vere e proprie soap opera americane. C'è un toto morto, che non è una roba bella da dire. Ricordiamo che i bookmaker pagano bene, anzi benissimo, il nonno Abram, ed è una notizia che ci ha un po' colpito. Tu sai qualcosa, inizi a pensare, cioè, insomma, vedi la faccia del doppiatore di qualcuno dei Simpson un po' più corrucciata, no? No, sinceramente ancora no, perché la prossima serie cominciamo a doppiarla fra qualche giorno. Quindi ancora non ci hanno spoilerato niente, come si usa dire oggi. Quindi magari ci preoccupiamo poi. Beh, se non ricevete la lettera d'invito per la prima puntata, vuol dire che qualcosa, insomma, è successo. Potrebbe essere successo qualcosa, sì. Senti, a beneficio di tutte quante le signore, uno dei personaggi, insomma, cardine
che ti rappresenta anche uno dei volti più belli del cinema hollywoodiano, ovvero Patrick Swayze. Ci puoi accennare qualcosina, come l'avrebbe detta lui? Ehi, amore, non ti preoccupare, io sono dietro di te. Guarda, io ho sentito le lacrime di qualche nostra telespettatrice, spero che tu mi consentirai di utilizzare la tua voce con qualche ragazza. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie. Buona serata a Stefano e Mondini, un grande, grande doppiatore, non solo di Skinner. Torniamo subito.